Il Nuova Fete ospita lo stadio Valentino Mazzoli di Faenza, squadra con trascorsi storici importanti in Serie C. La squadra di Mugellesi arriva dall'importante vittoria esterna di Bagnacavallo, ma questa volta è orfano in avanti del match winner di 7 giorni prima, alias William Muratori. Spazio dunque alla gioventù, fiducia in avanti a Enea Sartini. I Faenza arranchi in promozione. Due lunghezze in meno di Nuova Fete in virtù di un inizio che ha visto una vittoria, un pareggio e una sconfitta, ma gli ospiti ci mettono 3 minuti per sbloccare il match. Dal cross proveniente dalla sinistra, la zappata vincente in area di rigore porta la firma di Lanzoni. Nulla può l'estremo di casa Batani, il quale risponde presente quando sull'asse Lanzoni Montemaggi chiude ottimamente lo specchio della porta proprio sul numero 7, evitando il 2-0. Ma l'ex Morciano e San Lorenzo si ripete quando Salazar, libero di affondare, lascia partire un destro sul quale il portiere si fa trovare pronto. Ma la mezz'ora si vedono i limiti degli ospiti quando da questo calcio piazzato battuto da Balducci, Mezzgure è libero di provare una conclusione non certamente irresistibile ma efficace, che lascia immobili retroguardia e portiere. 1-1 e via alla gioia timbrata Mezzgure. Il tempo di uscire dalle spogliatoie, come in avvio di gara, in Nuova Fete subisce gol nella ripresa. Il cross questa volta di Salazar, ma la testa vincente è quella di Montemaggi, che sigla così il nuovo vantaggio faentino. I gialloblu di casa, quest'oggi in maglia bianca, impostano l'azione del pareggio. L'asse Balducci Piva trova sulla propria strada la vaglia a dire di no. Nel frattempo, infortunio ha corso a guardaline, che poi, fortunatamente, riprenderà la propria posizione in campo. Il Nuova Fete continua ad attaccare. La punizione di Narducci produce il colpo di testa di Filippo, ma Ravagli c'è. Ma il portiere è costretto ad alzare bandiera bianca quando dal cross di Balducci, Narducci raccoglie il pallone al volo, scaraventando dentro la rete veleno e pallone per il 2-2, con tanto di esultanza finale. Meritati gli applausi anche per l'ex sampierana. Come in occasione della prima rete, il Nuova Fete non ha neppure il tempo di esultare per il pari che prende il terzo gol di giornata. Questa volta è Missiroli a perforare la porta gialloblu, rispedendo sul segno 2 l'incontro in schedina. Da corner lo schema si ripete come in occasione del gol. Balducci batte e Narducci prova la nuova volée, ma questa volta non inquadra il bersaglio. Si chiude in proteste. Il neo entrato Crociani recrimina per un penalty non sanzionato dal direttore di gara. I protagonisti sono per l'appunto i giocatori di casa in maglia numero 15 e il difensore ospite Albonetti. Il replay a due velocità ci aiuta a comprendere meglio la situazione da gioco. Termina qui una gara che mette in risalto le difficoltà delle difese di ambedue le formazioni, che però, risultato a parte, possono sorridere sulla fase offensiva. Cinici ragazzi di Moregola, tenaci quelli di Mugellesi. Il film della stagione comunque prosegue.